Amici sportivi alla visione, buon pomeriggio dal Modestino De Cicco di Prato La Serra, seconda giornata del campionato Primavera Team Girone B, si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti dell'Empoli. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dalla formazione padrona di casa, l'Avellino che schiera Yusufi tra i pali, numero 1, numero 2 Cozzolino, numero 3 Ferraro, numero 4 Bongiovanni, numero 5 Todisco, numero 6 Rossi, numero 7 Dragone, numero 8 Branchi, numero 9 Lucignano, numero 10 Riccio, numero 11 Arciello, a disposizione Mazzone, Russo, Sgambati, Rescigno, Carmine Esposito, Carpo Rotundo, Giuseppe Esposito, Miranda, Pizzi, De Rosa, Bettinardi e Tagliamonte, allenatore signor Renato Cioffi. L'Empoli risponde con Meli tra i pali, numero 1, numero 2 Carradori, 3 Seminara, 4 Alessio Zini, 5 Buio, 6 Gemignani, 7 Gianni, 8 Di Leo, 9 Manicone, 10 Damiani, 11 Olivieri. A disposizione vi sono Motti, Giampa, Lucchesi, Bianchi, Traoré, Montanaro, Zappella, Angelo Zini e Falorni. Allenatore signor Alessandro Dal Canto. Ecco le squadre che fanno il loro ingresso sul sintetico dell'impianto sportivo di Prato La Serra, teatro di questa sfida, ricordiamolo, valevole per la seconda giornata del campionato Primavera Team Girone B, stagione sportiva 2016-2017. Chiamato a dirigere il match il signor Giuseppe Strippoli di Bari, assistito dai signori Francesco Bruni di Brindisi e Vito Antonio Lillo, anche egli appartenente alla sezione di Brindisi. Avellino in tenuta bianco-verde, completa divisa bianca invece per la formazione toscana. Avellino che è reduce dalla sconfitta in casa del Torino nella gara d'esordio in campionato, match finito 3-0 e disputatosi ad Ivrea. L'Empoli invece ha impattato in casa con il Chievo per 2-2. Ci sarà ora un minuto di raccoglimento per ricordare la memoria del Presidente Emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, venuto a mancare nella giornata di ieri. Gli applausi dei circa 100 spettatori presenti sugli spalti del De Cicco di Prato La Serra. Il calcio d'inizio sarà d'appannaggio della formazione ospite. L'Avellino nel corso di questi primi 45 minuti attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Sul punto di battuta il numero 9 dell'Empoli, Manicone. Gli ultimi accorgimenti del direttore di gara, i cenni d'intesa con i suoi collaboratori, il controllo alla rete della porta, delle due porte. Si attendono di sbrigare le ultime formalità. Occorre evidentemente riparare qualche maglia sgualcita nella rete della porta difesa dal portiere empolese Meli. Ecco l'inserviente del campo sportivo di Prato La Serra che va a sistemare il tutto. Ecco, tutto risolto, l'assistente del signor Strippoli guadagna la sua posizione, lo stesso ha fatto il suo assistente. Partiti in questo momento, manovra la formazione allenata da Alessandro Dal Canto. Ecco Carradori sulla destra, l'appoggio per il numero 6 Gimignani, avanza l'Empoli, prova il pressing l'Avellino, ancora palla per Gimignani, classe 1998, dialogo ancora con il compagno, trattasi di Seminara, anzi no, Alessio Zini, chiedo scusa,
Olivieri sull'out di sinistra, rimessa laterale in favore dell'Avellino. Il match è iniziato da 30 secondi. La palla spizzata. L'ultimo tocco è di un calciatore avellinese. Rimessa in favore dell'Empoli. Seminara con le mani a rimettere la palla in gioco proprio nei pressi della panchina avellinese. All'impiedi Renato Cioffi. Avanza ancora l'Empoli, sempre con Gemignani, che imposta dalle retrovie. Alessio Zini, sono due gli Zini tra le fila dell'Empoli, l'altro è Angelo con il numero 19, accomodatosi in panchina. Vedremo se entra in campo. Omonimi anche tra le fila dell'Avellino, due Esposito, Carmine Esposito, Giuseppe Esposito, entrambi in panchina. Rimessa per l'Empoli proprio sotto la nostra postazione, il pallone filtra. Il rilancio direttamente sulla tettoia della tribuna dello stadio di Prato La Serra. Ancora Avellino che prova a rubare palla. Messa laterale per la formazione irpina. E pronto Ferraro, classe 1998. Rilancio con le mani, di testa la spizzata del numero 11 Arciello. È in vantaggio Gemignani sul numero 9 Lucignano. C'è una serie di batti e ribatti. Alla fine sbroglia tutto Buio, che deve guardarsi dal pressing di Arciello. L'Empoli viene fuori benissimo da una situazione alquanto complicata. Intervento in tackle giudicato regolare di Bongiovanni. Rimessa laterale in favore dell'Avellino, ultimo tocco è stato di un calciatore dell'Empoli. Prova ad insistere la formazione di Cioffi, che a dispetto delle tre reti subite in casa del Torino non ha sfigurato del tutto nella sfida disputatasi in Piemonte. Il rilancio di Capitan Cozzolino, la presa facile di Meli, che si appresta ad appoggiare al compagno. Trattasi del numero 4 Alessio Zini. Ora Seminara, il tocco di Olivieri, ancora l'Empoli, Gemignani, accenno di pressing da parte di Bongiovanni, si riparte da Meli, passaggio di piedi a Gemignani, il tocco di Arciello che mette in seria difficoltà la retroguardia toscana, insiste l'Avellino con lo stesso Arciello, ultimo tocco è di Gemignani. Resta in zona d'attacco la squadra irpina quando siamo giunti al terzo del primo tempo. Avellino in aria, manovra con Lucignano. La palla non è uscita. Ha allontanato il pallone la formazione allenata da Alcanto. Rossi all'indietro per Yusufi, tra i migliori in quel di Ivrea. Cozzolino, il dribbling del capitano, perde palla però. Occhio a Gianni, porta palla a Gianni, ci prova di destro Gianni. Conclusione smorzata da Todisco. Il primo corner del match, sarà l'Empoli a batterlo. Ultimo tocco di Todisco sul conclusione di destro di Gianni. Tiro dalla bandierina che sarà battuto dal numero 10 Damiani. Anche egli un 98, il cross, l'inzuccata al volo di Seminara. Palla alta, stacco perentorio del numero 3 toscano. Non ha trovato lo specchio della porta. La palla si è persa ben oltre la trasversale della porta difesa da Yusufi, il quale si appresta al rilancio. Di testa prova a staccare Damiani, ma il pallone non lo trova. Poi Seminara, in mezza rovesciata, spedisce il pallone in faro laterale. Rimessa per l'Avellino. Ci prova dalla distanza il numero 4 Bongiovanni, il colpo di reni di Meli al quarto del primo tempo, la risposta dell'Empoli alla doppia dell'Avellino, alla doppia iniziativa dell'Empoli, la conclusione di Bongiovanni. Meli ha deviato in corner con un volo plastico, è il quarto del primo tempo, la partita sale di tono, ancora Bongiovanni, la traiettoria arcuata, la palla che balza dinanzi alla porta difesa da Meli, ora l'Empoli è in difficoltà. Avellino prova a pressare gli avversari a caccia del primo gol in questo campionato. Che bella conclusione di Bongiovanni. Ora Ferraro, non riesce il cross,
è stato Murato, Ferraro, poi in di corsa Dragone, anticipa Olivieri. Partita che sta salendo di tono e risulta già gradevole quando siamo giunti al quinto del primo tempo. Gianni, Gemignani, Alessio Zini, Seminara, prova l'aggancio il numero 9 Manicone, rincorre la sfera Manicone, alle calcagna Todisco, la rimessa alla fine sarà d'appannaggio dell'Avellino, ci sarà semplice rimessa dal fondo. Nella formazione dell'Empoli, tranne il portiere Meli e Olivieri, che sono del 99, sono tutti classe 1998, almeno nella formazione titolare, schierata quest'oggi dal tecnico Dal Canto. Maggiormente variegata invece è quello dell'Avellino, più o meno i 98 e i 99 nel numero si equivalgono. Calcio di punizione per la formazione irpina, che poco fa è andata vicina al gol del vantaggio con Bongiovanni, il quale di sinistro dalla media distanza ha impegnato severamente l'estremo difensore empolese Meli. Azione di disturbo anche del vento quest'oggi qui a Prato La Serra, dopo le piogge della serata che ha anticipato questa partita. Rimessa avellinese, la battuta veloce, il direttore di gara però fa interrompere il gioco, ha guadagnato indebitamente metri il numero 2 Cozzolino. Sarà Ferraro a battere la rimessa laterale, tutto da rifare, chiede l'ok al direttore di gara, si può proseguire. Ecco Bongiovanni, l'appoggio per Ferraro, il dribbling di Ferraro su Gianni, evitato l'avversario, palla ancora per l'Avellino con Arciello. Avanza Arciello, gli sbaga la strada Gemignani. Rimessa per l'Avellino. Match che sinora si sta incanalando sui binari dell'equilibrio. Due opportunità per l'Empoli, una grossa anche per l'Avellino, ma il punteggio rimane ancora solo 0-0. Ottavo, riparte Gemignani. Play basso della formazione dell'ex calciatore Alessandro Dal Canto, che è cresciuto nelle giovanili della Juventus, la conclusione dalla distanza ora del numero 11 Olivieri. Buona la conclusione, che però non crea problemi a Yusufi, palla abbondantemente al lato. Si appresta al rinvio il portiere avellinese, in completa tenuta rossa quest'oggi. Il placcaggio di Damiani ai danni di Branchi, calcio di punizione per l'Avellino nel cerchio di centrocampo, ha provato a colpire di testa il pallone Dragone, palla troppo alta per lui, la sfera è terminata in faro laterale, di fatto regalato un faro laterale all'Empoli. Ancora Gemignani, ha intercettato il pallone Riccio, porta palla Riccio, si guarda intorno, riesce a servire sull'auto di sinistra il numero 3 Ferraro. Ancora Ferraro, il pallone filtra, sempre Avellino, Arciello, la sua mobilità, porta palla, qualche rischio, riesce a servire Rossi, Meli esce all'altezza del dischetto del rigore, fa suo il pallone. Seminara, Alessio Zini, ancora Seminara, movimento di Olivieri, pallone in profondità per Manicone, lo affronta Branchi, ancora Manicone, cerca l'assistenza di un compagno, va giù un calciatore dell'Empoli, lascia correre il direttore di gara per il vantaggio. Ecco Carradori sulla destra, il tocco di Arciello a spedire la palla in faro laterale, a interrompere per un attimo la manovra empolese, ma occhio ancora a Carradori, corner per la squadra in maglia bianca. Bongiovanni ha deviato in calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina per l'Empoli, occhio ai saltatori della squadra ospite.
nella precedente circostanza Seminara è andato a staccare disturbato. Palla ancora in aria, una serie di rimpalli, area spazzata momentaneamente, prova ad insistere l'Empoli. Non ci riesce nell'impostazione della formazione toscana. Rincorre la sfera il numero 6 Gemignani e lascia scorrere la palla con esperienza in faro laterale. In compensa della battuta Seminara, decimo del primo tempo, 0-0. Ancora Seminara. Imposta l'Empoli con Gemignani. Postazione di attesa l'Avellino. Ecco Di Leo, sbaglia tutto, può involarsi il numero 7 Dragone, erra tutto Dragone, tradito dalla frenesia, però c'è rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra bianco-verde. Gli si avvicina Arcillo, palla per Ferraro, erra il controllo Ferraro, alla fine allontana l'Empoli, si resta però nella metà campo toscana. Ecco Dragone, fermato Ferraro, una serie di contrasti energici, alla fine l'ultimo tocco di un calciatore bianco-verde, rimessa dal fondo per l'Empoli. Meli di piede a beneficio di Zini, non accelera la formazione di dal canto, vuole temporeggiare. Pallone intercettato nel cerchio di centrocampo. L'uscita di Meli sul lancio di Bongiovanni, si era involato Arciello. Palla irraggiungibile per lui. Il netto vantaggio l'estremo difensore empolese che ha scelto ultimamente i tempi dell'uscita. Il lancio della formazione toscana. Di testa Rossi ad anticipare Manicone, che si accontenta del calcio d'angolo. Battuta ravvicinata, il passaggio del dialogo ravvicinato 3-2. La traiettoria arcuata di Manicone. Palla che attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Yusufi e si perde sul versante opposto. L'ennesimo rilancio dell'estremo difensore irpino. Di testa stacca Dragone, la palla è preda degli avversari però, con Gianni, ora Gemignani, ripiega l'indietro per Meli, ecco Gemignani, prova l'azione di disturbo, Lucignano, ben neutralizzato nella circostanza dall'Empoli che può ripartire per l'ennesima volta. Cozzolino deve guardarsi dall'attacco del numero 10, se non andiamo errati, Damiani. Altra rimessa dal fondo. Dopo qualche episodio pirotecnico nei primi 5 minuti, ora il match sembra vivere una fase di stanca. Le squadre si sono fatte maggiormente guardinghe e le occasioni di Ariete stentano ad arrivare. La sfera che salza a campanile, prova il controllo vanamente però Riccio, classe 1997, rimessa laterale per l'Empoli. Ecco Gemignani all'ennesima impostazione. Alessio Zini, la verticalizzazione a beneficio di Olivieri, il pressing portato da Branchi, continua il possesso palla della formazione toscana. Lancio morbido di Gemignani, vita facile per la retroguardia biancoverde. È pronto la rimessa dal fondo Yusufi, classe 1999, in settimana mister Renato Cioffi ha ufficializzato la rosa definitiva dell'Avellino Primavera per la stagione sportiva 2016-2017.
Avellino inserito nel girone B del campionato Primavera Team insieme a Torino, Bari, Sassuolo, Carpi, Cittadella, Chievo, Empoli, Juventus, Udinese, Benevento, Provercelli, Ascoli e Pescara. Seguiamo la partita, sfera in area di rigore, non è riuscito il dribbling a Olivieri, non si è lasciato superare l'Avellino nella circostanza, non ha boccato il movimento dell'avversario. La chiusura di Gemignani su Lucignano, rimessa in favo laterale per l'Empoli, si arrabbia con i suoi mister Cioffi. Palla rispedita in avanti. Ecco l'Avellino che avanza con Arciello, che finisce con l'incartarsi praticamente da solo. Buio, Gemignani, si riparte da Meli, ecco Alessio Zini, ancora Meli, tesse la tela l'Empoli nella speranza che si possa aprire il varco giusto. È intercettato Bongiovanni, si gioca sul sintetico del Modestino De Cicco di Prato La Serra, località posto del comune alle porte di Avellino. Avanza la squadra di casa, duello spalla a spalla tra Dragone e Gemignani. Alla fine Dragone riesce a guadagnare, se non altro la rimessa laterale. Ferraro, ancora Ferraro, vuole lo spazio per crossare, ci riesce, il traversone, conclusione telefonata, sfera che si spegne direttamente tra i guantoni del portiere empolese, un po' indeciso nel rilancio, poi alla fine preferisce servire corto. Riparte la squadra in maglia bianca, è idee annebbiate anche per l'Empoli, anche per merito dell'Avellino che è ben messo in campo da Cioffi. Trattenuto il numero 5 Buio, netta la tirata della casacca da parte dell'avversario, ancora Gemignani, scambio con il compagno, riceve palla, reimposta la formazione toscana con Carradori. Empoli che in questi frangenti di match ha una lieve supremazia territoriale, ma alquanto sterile. Avellino ribatte colpo su colpo, meno sulle ripartenze. Occhio ora alla sortita del numero 3 Seminara. Intervento in chiusura del numero 4 Bongiovanni, che si rifugia in corner. Altro tiro dalla bandierina per il team di Talcanto, che intanto si è seduto in panchina. Cioffi invece continua a rimanere all'impiedi. La battuta del corner, basta, palla sul primo palo, area spazzata. Non riesce ad alimentare l'azione per i suoi Seminari e il tutto si conclude con un nulla di fatto. Con calma Yusufi, non ci sono raccattapalle ai bordi del campo. Diciannovesimo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Empoli. Campionato Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti, seconda giornata, girone B. Si gioca a Prato La Serra. Il movimento di Riccio è affrontato da Seminara, che ingaggia con lui un duello in velocità. Alla fine la rimessa laterale viene assegnata alla formazione ospite. La battuta con le mani di Seminara per Alessio Zini. Cerno di pressing di Riccio. Il lancio in avanti, palla che è di nuovo al di là della riga orizzontale, stavolta la rimessa con le mani sarà in favore della squadra campana. E Cozzolino alla battuta, dal canto chiede che venga rispettato l'esatto punto di battuta. Gioco ancora interrotto,
il solito Geminiani nell'impostazione, il solito dialogo con Alessio Zini. Seminara, il lancio di Seminara, palla troppo lunga, Yusufi è reattivo e afferra la sfera senza nessuna difficoltà di sorta. Avanza di qualche metro il portiere avellinese, che va al rilancio di sinistro, la spizzata di Lucignano, che sperava nell'assistenza di un compagno alle sue spalle. Ora Geminiani, Alessio Zini, e questo è il canovaccio empolese nella ripartenza sinora. 21esimo, 0-0. Ancora Geminiani nel cerchio di centrocampo. Ecco Seminara, vuole lo spazio per crossare, avanza sul lato di sinistra, cross basso, Manicone, la rovesciata di Manicone, la respinta di testa di un difensore avellinese. Trattasi della circostanza che il numero 5 Todisco, il break bianco-verde, Lucignano, appoggio sulla destra per Riccio, rientra Riccio, è libero Lucignano, il pallone lo scavalca, Lucignano perde l'attimo per calciare poi sul primo palo, di destro, impegna Meli, impresa bassa, non è riuscito a calciare in maniera subitanea al volo Lucignano, ha perso l'attimo giusto, si è defilato, è riuscito a concludere, ma a quel punto Meli gli aveva ostruito in maniera efficace lo specchio della porta, bloccando sul primo palo, però è un'occasione da segnalare questa per l'Avellino. Ricordiamo anche l'opportunità con Bongiovanni al quarto del primo tempo. Il tiro dalla distanza che ha costretto Meli ad un severo intervento. Ora lo slalom di Arciello, l'appoggio per Ferraro, si reinfiamma il match, sbaglia la misura del cross Ferraro, rincorre vanamente la sfera il numero 10 di Riccio, rimessa laterale per l'Empoli. Qualche problema per Seminara. Rimessa con le mani del numero 3 in maglia bianca, di testa Cozzolino, anticipato Gianni, colpo di testa di Leo, sta salendo di tono l'Avellino, formazione di Cioffi, sta provando a mettere paura all'Empoli, rimessa con le mani di Ferraro, Bongiovanni, cambia gioco, beneficio, occhio all'inserimento in aria di Arciello, di testa il numero 2 Carradori, devia in favo laterale, il vento ha creato qualche imbarazzo, la difesa empolese, stava per essere favorito Arciello. Ancora Avellino che sta crescendo, non si intendono Dragone e Ferraro, alla fine Rossi prova a mettere tutti d'accordo, palla tra le braccia di Meli. 24esimo della prima frazione di gioco, 0-0, due opportunità per parte. Ecco Buglio, la verticalizzazione che non riesce, la sfera che è stata intercettata dagli avversari. Rincorre ora il pallone Arciello, che prova ad involarsi sulla sinistra, ingaggio in duello di velocità con Carradori, viene fermato, tutto regolare per il direttore di gara. Il lancio di Buglio, Manicone al controllo, ancora Manicone, l'imbucata per Gianni, ma si alza la bandierina dell'assistente di destra del signor Strippoli a segnalare la posizione di offside del numero 7 empolese. Rimessa bianca con le mani, è pronto Carradori, la sfera che salza a campanile, di testa la colpisce Bongiovanni, allontana in qualche modo il numero 7 Dragone. Siamo sull'altro versante, l'anticipo di Cozzolino che chiude sull'avversario.
Dovrebbe trattarsi di Olivieri. Sì, Olivieri. Ora Branchi. Alessio Zini lascia scorrere. Il pallone però era già uscito. Rimessa ancora in Polese. 20 minuti al termine della prima frazione di gioco che ci ha regalato qualche emozione. Gemignani, Seminara, attende assistenza il numero 10 Damiani, palla ancora per Damiani, Gemignani, ha un po' di spazio per avanzare, ancora Gemignani, va giù un calciatore dell'Empoli, il fallo di Totisco, intervento del centrale difensivo biancoverde, è stato sanzionato da Strippoli, il quale non ha avuto nessuna esitazione nell'assegnare il calcio di punizione. Piazzato per la squadra impolese, sistema il muro difensivo Yusufi, due gli uomini in barriera, sono due anche gli uomini in battuta per l'Empoli, trattasi di Buio e Damiani. Vedremo quale soluzione adotteranno per cercare di far male, per cercare di scardinare la difesa campana. La battuta di Damiani, palla in aria, ha provato la girata di testa il numero 9 Manicone, palla leggermente lunga per l'attaccante empolese, poi Yusuf in tuffo ha anticipato la corrente avversario e ha fatto suo il pallone strappando gli applausi del pubblico presente sugli spalti. Empoli comunque pericoloso, l'azione di disturbo intanto di Arciello. Riparte l'Empoli. Olivieri non riesce a dialogare con Seminara. Cozzolino con le mani. Lotta Riccio, si disse che va bene, poi finisce col perdere palla. Lo scatto di Manicone e palla sul fondo. È una partita che vive di strappi, di fiammate. Il ritmo però resta discreto. Ricordiamo che a parziale attenuante c'è il forte vento che sta disturbando la manovra dei 22 in campo. Lucignano, c'è calcio d'angolo per l'Avellino che si riaffaccia dalle parti di Meli. Siamo al 28esimo, ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco, 0-0 tra Avellino ed Empoli. Cozzolino prova il cross basso, non è un granché, lotta Cozzolino, alla meglio Damiani che però viene fermato con mestiere da Riccio, che guadagna in maniera astuta un calcio di punizione. È lo stesso Riccio a battere il piazzato dalla destra. Ecco il fischio del direttore di gara. Parte Riccio, conclusione bassa. Manicone riesce ad anticipare l'avversario di un soffio, poi la svirgolata di Cozzolino che si scusa con i compagni. Questo è da dimenticare per il capitano biancoverde, classe 1998. Ecco Meli che per l'ennesima volta rinuncia al rinvio lungo. Alessio Zini, Gemignani, Buio, Seminara, il dialogo con Damiani, ancora Seminara, intercetta ancora Cozzolino, sbaglia il capitano biancoverde, rimedia per un attimo il compagno, all'Empoli però può riprovarci, alla fine c'è scarsa intesa anche tra gli avanti toscani e Yusufi fa suo il pallone ed invita i compagni a risalire la corrente. Ecco, proprio in questo momento scocca la mezz'ora del primo tempo, 0-0 tra Avellino ed Empoli. Di testa Todisco, palla per il numero 8 di Leo,
ancora Empoli, si guarda intorno, numero 7 Gianni, poi serve Damiani, ancora Gianni che salta Bongiovanni ma non Dragone, il break bianco-verde con Arciello, ancora Arciello che porta palla, alla fine la sfera viene allontanata ma c'è ancora Todisco per l'Avellino. Damiani interrompe la trama campana, palla per Seminara, Buglio, Zini, Gemignani, serve Carradori qui sotto la nostra postazione, il rilancio di Carradori, lo scatto di Gianni e vantaggio Todisco che non riesce però ad evitare il faro laterale, guadagna metri l'Empoli, 31esimo del primo tempo, con le mani Carradori, palla ancora per Carradori, il palleggio del numero 2 di Dalcanto, poi di testa svetta Buglio, la ripartenza a campo l'Avellino con Arciello, avanza Arciello per vie centrali, prova a verticalizzare, l'appoggio sulla destra per il numero 10 Riccio che sbaglia tutto, si è persa sul più bello la formazione di Cioffi, ora la ripartenza dell'Empoli, il numero 11 Olivieri che porta in vantaggio l'Empoli, non è riuscito a colpire Ferraro, ripartenza letale della formazione toscana, la conclusione di Olivieri, gran botta sotto la traversa, nulla da fare per Yusufi e l'Empoli al 31esimo passa in vantaggio. Gol di Olivieri che al volo di collo pieno di destro ha fulminato Yusufi, la palla si è insaccata sotto la traversa, peccato perché l'Avellino aveva sprecato una buona ripartenza sul capovolgimento di fronte, Olivieri ha colpito, favorito anche dal mancato intervento in chiusura di Ferraro, ci prova dalla distanza, conclusione temeraria. Palla che sovvola di poco la traversa, davvero un peccato. Olivieri dunque sblocca il risultato, Avellino 0 Empoli 1. Bisogna riconoscere che è stato molto preciso nella conclusione Olivieri, che è riuscito anche ad evitare il fuorigioco. Vedremo quale sarà l'entità della reazione bianco-verde. Dragone, ancora Dragone, il dribbling di Dragone, porta palla Dragone, non filtra la sfera per Bongiovanni. Ora Gianni intercetta il numero 3 Ferraro, va giù Ferraro, calcio di punizione per l'Avellino, partita correttissima sinora, nessuna difficoltà nello gestire il match da parte del signor Giuseppe Strippoli, appartenente alla sezione di Bari, chiamato a dirigere questo match. Olivieri, il match winner sinora, palla per Manicone, appoggio per Seminare, il cross di testa, fa buona guardia al centro dell'area, Todisco allontanando il pallone, insiste la squadra di Dalcanto che poco fa ha trovato la rete del vantaggio, perde palla Arciello, Gianni, pallone non filtra ma c'è Buglio per l'Empoli, cross in aria, la palombella, la volée in acrobazia del calciatore dell'Empoli, se non andiamo errati, Olivieri, Olivieri sì, che ha provato il colpo in acrobazia, ottimo il gesto atletico del calciatore di Dalcanto che però stavolta non è riuscito a centrare il bersaglio, pericoloso Olivieri vicino al gol del 2-0, vicino alla doppietta, di testa svetta Buglio, Di Leo,
Carradori. Avanza Carradori, un po' di campo davanti, finisce con l'allungarsi il pallone. Intervento in tackle scivolata di Di Leo. Rimessa per l'Avellino, che ora è sotto di un gol quando mancano poco più di 10 minuti all'intervallo. Gemignani, Zini, avanza Zini, la verticalizzazione a beneficio di Seminara, che però non riesce a far suo il pallone, sfera che si perde in fallo laterale. Pronto Cozzolino con le mani, deve sveltire i tempi Cozzolino. Ora Dragone, Ferraro, Dragone, Todisco, Rossi, Cozzolino, lungo rilancio, l'anticipo di Alessio Zini su Lucignano. Con le mani l'Avellino, ancora la squadra bianco-verde, va giù in piena area un calciatore irpino, non c'è nulla, sbaglia l'Empoli nell'impostazione, errato il disimpegno per vie orizzontali che stava favorendo l'inserimento di Arciello, che però è stato immediatamente fermato nell'avanzata. Rimessa con le mani per la formazione toscana, 37esimo, Avellino 0, Empoli 1, decide la rete di Olivieri al 31esimo. Gemignani, Seminara, altro passaggio errato del terzino sinistro empolese, buon per l'Avellino, ma l'Empoli resta in possesso, palla di testa all'indietro. Palla per Yusufi. Arciello. Ecco Carradori al rilancio. Prova lo stop di tetto, Manicone. L'ultimo tocco è di un calciatore dei biancoverdi. Il direttore di gara segna la rimessa laterale all'Empoli tra il disappunto dei tifosi avellinesi in tribuna. Ancora Carradori, palla in fallo laterale, non ci ha pensato su due volte Rossi. Empoli che rimane in zona d'attacco e costringe sulla difensiva l'Avellino. Empoli che, come dicevamo in apertura di telecronaca, ha pareggiato in casa per 2-2 con il Chievo, ha subito la rimonta dei clivensi, la squadra di Dalcanto, dopo che si era portata su 2-0. Occhio a questa sortita empolese. Dicevamo l'Empoli che era in vantaggio per 2-0, poi c'è stata la rimonta del Chievo ed è un pareggio quindi che ha lasciato l'amaro in bocca agli azzurri. L'Avellino invece è chiamato quest'oggi a riscattare lo 0-3 di Ivrea contro il Torino. Però in questo momento il risultato le dà torto, perché è sotto di un gol. Cioè tutto il secondo tempo, una manciata di minuti della prima frazione per poter rimediare al gol di Olivieri. Ancora di testa Rossi, indisturbato. Dragone. Cozzolino. Passaggio raso terra intercettato. Di Leo al lancio, c'è un fischio, calcio di punizione per l'Avellino, probabilmente c'è stato un fallo in zona d'attacco. Riparte la formazione di Cioffi con Rossi, non riesce nell'aggancio Riccio, rimessa per l'Empoli. Olivieri, lo scatto di Manicone, lo attende al varco Rossi. Ancora Oliviero che deve difendersi dai due avversari,
lotta, alla fine la rimessa è per gli irpini. Ecco Bongiovanni, stretto tra due avversari, perde palla Bongiovanni, ci prova dalla distanza Damiani, non è un granché. Palla che si perde sugli spalti che sono alle spalle della porta bianco-verde, dotato di due settori, l'impianto sportivo di Prato La Serra, con un sintetico davvero all'avanguardia di ultima generazione. Carradori, Buio, Gemignani, Alessio Zini, avanza Zini, intercetta però Bongiovanni che va giù, lascia correre il direttore di gara, era lì l'arbitro. Ecco Seminara, Manicone vuole lo spazio per calciare, serve Di Leo, di destro e dai 30 metri al 41esimo Di Leo porta l'Empoli sul 2-0. Stavolta Yusufi non è esente da colpe, raddoppio dell'Empoli con Di Leo che di destro di Rasoterra ha trovato l'angolo giusto per insaccare la rete che porta i toscani sul 2-0. Stavolta l'estremo difensore bianco-verde poteva fare qualcosa di più, molto probabilmente non ha visto partire il pallone al momento giusto, e per quello che si sta vedendo in campo è un parziale severo per l'Avellino. Dunque 2-0 per l'Empoli. La formazione ospite si era portata in vantaggio con Olivieri al 31esimo, 10 minuti più tardi Di Leo ha raddoppiato per gli uomini in maglia bianca. Ed ora le cose si complicano per la formazione di Cioffi, che continua a passeggiare nervosamente nei pressi della sua panchina. Giocano interrotto, 43esimo, Marino 0, Empoli 2, Seminara, ci sarà calcio d'angolo per il team di Alessandro Dalcanto. 41 anni, classe 1975, Alessandro Dalcanto. Il corner in favore della formazione empolese, l'inzuccata all'indietro di Bongiovanni a concedere un altro calcio d'angolo alla squadra ospite, appartenente ad una società di Serie A, l'Empoli. Altro tiro dalla bandierina, chiude in attacco la squadra che sta conducendo ora per 2-0 sul secondo pralo. Prova a raggiungere il pallone Olivieri, non l'ha toccata nessuno, palla direttamente sul fondo e rimessa per l'Avellino che è sotto di due reti. Un minuto al 45esimo, poi vedremo se il direttore di gara riterrà opportuno concedere qualche minuto di recupero. Il rilancio di Yusufi, ultimi scampoli di frazione, Arciello lotta tra due avversari, ancora Yusufi, ecco Ferraro. Todisco prova il pressing alto, l'Empoli ha intercettato Di Leo, autore del secondo gol, la squadra toscana. L'ultima sortita del primo tempo dell'Avellino con Arciello, vedremo se la formazione irpina riesce ad accorciare le distanze per rendere il secondo tempo ancora più avvincente. Nulla di fatto, Gemignani fa buona guardia su Arciello, perde palla Gemignani, ancora Avellino, altra opportunità per la squadra di Cioffi prima del riposo. Il 7 Dragone al tiro, s'abbassa, s'adagia Meli sulla sua sinistra e fa suo
il pallone, una conclusione innocua quella di Dragone. Rilancio dell'estremo difensore, maglia gialla fosforescente. Ha mancato il pallone per un attimo Todisco, poi Cozzolino di testa appoggiato a Yusufi, ed ecco il duplice fischio del signor Strippoli che manda le squadre negli spogliatoi, che decreta la sospensione delle ostilità. Dunque si va a riposo con l'Empoli in vantaggio per 2-0 sull'Avellino, parziale maturato in virtù delle reti di Olivieri al 31esimo e di Di Leo al 41esimo. A risentirci per il commento dei secondi 45 minuti. Amici sportivi, immagini ancora dallo stadio Modestino De Cicco di Prato La Sera, sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Empoli, valevole per la seconda giornata del campionato Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti, raggruppamento B. Il primo tempo si è chiuso con l'Empoli in vantaggio per 2-0. C'è stata una sostituzione tra le fila empolesi, è entrato il numero 15 Bianchi al posto di Alessio Zini, e quindi Bianchi, maglia numero 15, che proprio ora tocca il suo primo pallone ma commette anche il suo primo fallo su Lucignano. Dunque maglia numero 15 Bianchi al posto di Alessio Zini a partire dal primo minuto della ripresa. Dunque c'è già un cambio per la formazione di Dalcanto, che ripetiamo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Oliviero al 31esimo e di Di Leo al 41esimo. Vi rileggiamo le distinte, partiamo dall'Avellino che nel corso di questo secondo tempo attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Yusuf in porta, maglia numero 1, numero 2 Cozzolino, 3 Ferraro, 4 Bongiovanni, 5 Todisco. Seguiamo un attimo questa azione empolese, non è di fatto, è stato fermato Olivieri nell'avanzata. Dunque dicevamo Todisco numero 5, Rossi 6, 7 Dragone, 8 Branchi, 9 Lucignano, 10 Riccio, 11 Arciello. A disposizione Mazzone, Russo, Sgambati, Rescigno, Carmine Esposito, Caporotundo, Giuseppe Esposito, Miranda, Pizzi, De Rosa e Bettinardi e Tagliamonte. Allenatore signor Renato Cioffi. C'è un corner per l'Avellino, poi passeremo a leggervi la distinta dell'Empoli. Si appresta a battere alla bandierina Meli, è il primo del secondo tempo. Ecco la traiettoria del corner, di testa in tuffo Bongiovanni, inzuccata imprecisa del numero 4 dell'Avellino, che già nel corso del primo tempo si era reso pericoloso dalla lunga distanza. Eravamo al quarto della prima frazione di gioco, il colpo di reni di Meli gli ha negato la gioia del gol. Il rilancio del portiere empolese, non ci sono avvicendamenti invece per l'Avellino almeno sinora. Un cambio per l'Empoli con Bianchi, che proprio in questo momento al controllo del pallone viene attaccato da numero 9 Lucignano, evidentemente qualche problema fisico per Alessio Zini. Non vogliamo credere ad un cambio tecnico, ad una scelta tecnica di Dalcanto. Lo scatto di Olivieri, l'uscita di Yusufi che riscatta in parte l'incertezza in occasione del secondo gol dell'Avellino, ma ancora Empoli, ancora Manicone, palla sul fondo, occasione sciupata da Olivieri al secondo minuto della seconda frazione di gioco. Si è ritrovato a tu per tu con il portiere dell'Avellino Yusufi, ma la sua conclusione è stata ribattuta con il corpo dall'estremo difensore biancoverde. Empoli dunque vicino al gol del 3-0. Rimane in qualche modo in partita l'Avellino. La terza rete sarebbe stata una mazzata per la formazione di Cioffi.
manovra la squadra bianca con Seminara, supera il slancio Branchi, ancora Seminara che prova ad accertarsi, viene fermato da Rossi. Ora Buglio, il lancio di Gemignani, palla troppo lunga, irraggiungibile per Manicone, che qualche secondo fa si è reso protagonista di una conclusione a giro non fortissima. Palla che si è spenta al lato. Carciello che manovra sull'auto di destra. Evidentemente Cioffi prova ad invertire gli esterni. Ecco Bianchi. Ancora l'Empoli. Appoggio per Damiani. Seminara. Damiani, Gemignani, Bianchi, Carradori, Giani, il fraseggio toscano, Buglio, lancio per Olivieri, prova la conclusione al volo Manicone, tira comunque, pallone ribattuto dalla schiena dell'avversario. Ancora Empoli con Damiani, in appoggio c'è il numero 3 Seminara, la spizzata di testa dell'altro numero 3 Ferraro, rimessa laterale per la formazione toscana che sta provando a cingere d'assedio l'Avellino e a trovare la rete che metterebbe una pietra tombale su questa partita. Ora Olivieri, l'appoggio per Seminara, cross basso, il tocco di Manicone che d'esterno destro ha provato a colpire, palla alta, ancora vicino al gol Empoli. Primo cambio per l'Avellino, fuori il numero 11 Arciello al quinto del secondo tempo. In campo il numero 20 Pizzi. Pizzi per Arciello. Pizzi che quest'oggi non è partito tra i titolari, a differenza di quanto era accaduto nel match contro il Torino. E dunque Pizzi in campo al posto di Arciello. Anticipato proprio Pizzi. Rimessa laterale per l'Avellino, ha lasciato correre Branchi. Branchi che scambia con Bongiovanni, il cross di Branchi. Bianchi anticipa l'avversario appostato alle sue spalle. Manicone che scatta, servito da Olivieri. L'uscita in presa bassa di Yusufi, cioè il fallo da parte di Manicone. Subito sanzionato, gara correttissima sinora, nessun provvedimento disciplinare adottato dal signor Strippoli. L'Empoli, dicevamo, schiera medita i pali numero 1, numero 2 Carradori, 3 Seminara, il 4 era Alessio Zini, sostituito al primo del secondo tempo da numero 15 Bianchi, poi Buglio 5, Gemignani 6, 7 Giani, 8 Di Leo, 9 Manicone, 10 Damiani, 11 Olivieri, poi in panchina siedono Motti, Giampa, Lucchesi, Traoré, Montanaro, Zappella, Angelo Zini e Falorni. Allenatore signor Alessandro Dalcanto, dirige il match il signor Giuseppe Strippoli di Bari, coadiuvato dai signori Francesco Bruni di Brindisi e Vito Antonio Lillo di Brindisi. Calcio di punizione per la formazione dell'Avellino. Il richiamo verbale stavolta di Strippoli, l'indirizzo dei contendenti. Continua a soffiare il vento qui a Prato La Serra, che in parte sta disturbando le manovre delle squadre sul rettangolo di gioco, il sintetico dello stadio di Prato La Serra, che quest'anno ospita le partite casalinghe dell'Avellino Primavera. E con la battuta del calcio piazzato, palla respinta dalla retroguardia ebolese,
è scattato in posizione regolare Olivieri, avanza Olivieri, l'uscita di Yusufi e palla sul fondo, altra occasione sciupata in corsa da Olivieri. L'Empoli che per l'ennesima volta sfiora il gol del 3-0. Olivieri ha graziato l'Avellino sullo scatto, il numero 11 ha eluso la tattica del fuorigioco. L'urlo di disa al punto del tecnico dal canto sull'ennesimo errore del calciatore numero 11, che pure nel corso del primo tempo ha regalato il vantaggio alla sua squadra, sbloccando lo 0-0 al 31esimo. L'urlo di Alessandro dal canto si è sentito sin qui. Calcio di punizione per la squadra dell'Empoli. La spallata giudicata irregolare di Olivieri ai danni di Capitan Cozzolino. Rilancio dell'Avellino con il numero 6 Rossi di testa Buglio. Ottavo del secondo tempo, sempre 2-0 per l'Empoli. Di testa Gemignani ad evitare che la sfera pervenisse all'avversario, ci prova di destro Lucignano. Murato, il numero 9 Irpino, ecco Bongiovanni, ci riprova dalla distanza Bongiovanni, palla rimpallata di sinistro, l'esterno sinistro Dragone, e palla sul fondo, poteva far meglio Dragone, aveva lo spazio, aveva tutto lo specchio della porta davanti, ne è uscito un sinistro sbilenco. Ci vorrebbe una fiammata, una scintilla che riaccendesse la squadra di Cioffi. Un gol potrebbe cambiare tutto. Avanza l'Empoli. Formazione toscana forte del doppio vantaggio. Olivieri centra lo specchio della porta, ma è in netto fuorigioco. Riparte l'Avellino con Capitan Cozzolino. Decimo del secondo tempo. Damiani. Fermato Damiani, rimessa comunque toscana. Diciamo seconda giornata del girone B del campionato Primavera Team, che prevede il seguente programma: Ascoli Udinese, Avellino Empoli, Benevento Sassuolo, Chievo Verona Torino, Juventus Bari, Pescara Carpi e Pro Vercelli Cittadella. Dicevamo che nello scorso turno di campionato Avellino ha perso in trasferta per 3-0 contro il Torino, errore in avanzata della formazione bianco-verde, rimedia tutto Rossi, svanisce l'ennesima opportunità per l'Empoli, che nel corso di questi primi 10 minuti di ripresa ha collezionato diverse occasioni da rete. Diciamo Torino-Avellino 3-0 nel turno inaugurale di campionato, invece Empoli-Chievo 2-2. La formazione di dal canto ha subito la rimonta della squadra veneta. Manicone e Gianni avevano portato l'Empoli sul 2-0, poi Gissa e Miranda hanno riequilibrato le sorti dell'incontro per i mussi volanti, come sono chiamati i calciatori del Chievo. Nel prossimo turno di campionato l'Avellino farà visita al Sassuolo, l'Empoli riceverà in casa l'Ascoli. Il rilancio di Yusufi. La classifica vede Torino, Bari, Sassuolo, Carpi, Cittadella a 3 punti, Chievo, Empoli, Juventus, Udinese 1, Benevento, Pro Vercelli, Ascoli, Pescara, Avellino 0. Esce di scena il numero 7 Dragone all'11esimo del secondo tempo, sostituito dal numero 18 Giuseppe Esposito. Secondo avvicendamento per la formazione di Cioffi, dopo che al quinto della ripresa Arciello è stato sostituito dal numero 20 Pizzi. Anche ad Ivrea Giuseppe Esposito era subentrato dalla panchina. Ferraro rilancio con le mani. Si lotta ancora.
Prova a ripartire l'Avellino. La squadra di Cioffi deve darsi una mossa per cercare di riaprire, se non altro, questa partita, che vede saldamente l'Empoli in vantaggio per 2-0. L'uscita di Meli. Attende Meli, va rilancio con le mani. L'estremo difensore empolese, palla per Manicone. Il sombrero di Manicone ai danni di Pizzi. Buio. Fa buona guardia Yusufi, protetto nella circostanza. Gianni aveva portato la minaccia. Fa rimbalzare il pallone il numero 15 Bianchi. Spazza via in maniera energica il calciatore Gemignani. Avellino che resta in zona d'attacco. In area di rigore il numero 10, la traversa sfortunata ancora Bongiovanni, occasionissima per l'Avellino. Pizzi sotto misura, accolto una clamorosa traversa. 14esimo, l'Avellino ha avuto l'opportunità di dimezzare lo svantaggio con Pizzi. Che peccato, il numero 20 aveva sfruttato l'ottimo inserimento in area di riccio sotto misura di sinistro, ha francobollato la traversa. Sfortunato l'Avellino, sarebbe stato il gol dell'1-2, sarebbe stata la rete che avrebbe riaperto il match. Occhio al movimento di Manicone che porta palla, il sinistro di Manicone, facile la presa a raso terra da parte di Yusufi. Il rilancio dell'estremo difensore dell'Avellino, vedremo se questo episodio darà ulteriore scossa alla formazione di casa. Intanto Cioffi rimprovera il suo portiere, reo di essere stato troppo frenetico nel rilanciare il pallone. Dunque la traversa del neo entrato Pizzi, che avrebbe portato l'Avellino sull'1-2, ha rischiato grosso stavolta l'Empoli. Bella anche la serpentina di Ricci, che ha creato scompiglio, ha creato panico in area di rigore. Poi il tocco sotto misura di Pizzi e palla che si è stampata sulla traversa. L'Empoli conserva il doppio vantaggio. Calcio d'angolo ora per il team di Dalcanto, si appresta a battere il tiro dalla bandierina il numero 10 Damiani. Con tutta calma la formazione empolese guadagna secondi preziosi. Fallo di confusione, calcio di punizione per l'Avellino, che qualche minuto fa ha sfiorato il gol dell'1-2. Sarebbe stata anche la prima rete biancoverde in questo campionato. Lo scatto di Riccio, stavolta viene fermato il calciatore biancoverde. Commette anche fallo Riccio, calcio di punizione per l'Empoli, palla battuta, l'anticipo di Ferraro, palla in favo laterale, rimessa con le mani in favore degli ospiti. Ha una buona tradizione il settore giovanile dell'Empoli, la squadra della società toscana del presidente Corsi vanta la vittoria di uno scudetto primavera nella stagione 1998-99, di una Coppa Italia primavera nel 1991-92 e di un torneo di Viareggio nel 2000. Ancora Pizzi, Avellino che si rende pericoloso per l'ennesima volta. Ora però il break empolese ha dettato i tempi, il numero 10 Damiani non assistito da Olivieri. Messa in favore della squadra toscana, sarà Seminara a battere con le mani. Il tocco di Cozzolino, Pizzi, viene messo giù regolarmente Lucignano. Calcio di punizione per l'Avellino, la battuta di Bongiovanni,
la palla in aria, rincorre il pallone Riccio, alle calcagna Carradori, va giù Carradori, la scorrettezza di Riccio in zona d'attacco, calcio di punizione per l'Empoli. E dal canto che ha alle spalle un passato nelle giovanili della Juventus con la squadra bianconera, da calciatore ha vinto il campionato d'Italia primavera nel 1993-94 e il torneo di Viareggio. Occhio ancora all'Empoli, l'uscita di Yusufi su Gianni. L'ennesima sortita efficace del sommo difensore dell'Avellino, la conclusione precisa di Damiani e questo è un gran gol. 3-0 per l'Empoli al 17esimo, la conclusione vincente del numero 10 Damiano, che non lascia scampo a Yusufi, destro preciso che si insacca nel 7 della porta biancoverde. Ora 3-0 per la formazione toscana che sta prendendo il largo. Il gol di Damiani che nella casella delle marcature va ad affiancarsi ai compagni Oliviero e Di Leo. Chiusura tripla mandata per la formazione di Dalcanto che ha vinto il torneo di Viareggio nella finale contro la Fiorentina, il golden goal di Alessandro Del Piero, del ventenne Alessandro Del Piero. Da calciatore invece vanta una Coppa UEFA con la Juventus di Trappattoni nel 1993 e una Coppa Italia vinta con il Vicenza nel 1997. Tra l'altro ha allenato anche la nazionale azzurra under 17. Il lancio di Rossi, Bongiovanni, riparte la formazione toscana che ora è in vantaggio per 3-0. Olivieri, Di Leo e Damiani stanno regalando l'intera posta in palio agli azzurri. La palla che filtra Gianni, gol 4-0, poker dell'Empoli. Sembra aver mollato gli ormeggi la squadra di Cioffi. Gianni va in gol, secondo gol in campionato per il numero 7 dell'Empoli, che aveva trovato la via del gol nel match inaugurale contro il Chievo. Il filtrante a beneficio del numero 7 in maglia bianca che con freddezza in corsa ha bucato Yusufi che aveva appena accennato l'uscita. 4-0 Empoli che di fatto manda in archivio questa partita quando in verità manca ancora mezz'ora al 90esimo. Cozzolino, settima rete subita dalla formazione di Cioffi sinora in due partite. Adesso per la dignità, per l'onore, la squadra di casa dovrà cercare di limitare i danni e di segnare qualche gol per rendere meno amaro, meno pesante il punteggio. Intanto è entrato in campo Russo per l'Avellino, cambio per l'Empoli, esce Gianni, l'autore del quarto gol toscano, il 22esimo. Gianni fa posto ad Angelo Zini, maglia numero 19, dunque l'altro Zini in campo. Alessio è stato sostituito
nell'intervallo. Angelo Zini in campo con la maglia numero 19. Damiani, il lancio per Olivieri, ora gioca sul velluto l'Empoli, pure Accademia per la squadra di Dalcanto. Il dribbling di... c'è la quinta rete con il neo entrato Angelo Zini. Il movimento di Olivieri, la conclusione smorzata di Damiani, sotto misura il tapin vincente di Angelo Zini per la cinquina empolese. Ma non c'è più partita. 22esimo del secondo tempo. Alessio Zini porta 5 le reti dell'Empoli. Ed è uno scenario, voglio dire, in qualche senso inimmaginabile per quello che si era visto nel primo tempo. La partita che si stava incanalando sui binari dell'equilibrio per buona parte della prima frazione, poi il tracollo bianco-verde nella ripresa. Ma la maldeggia la squadra toscana, la sesta rete di Damiani, doppietta per Damiani. 24esimo della ripresa. Il punteggio sta assumendo proporzioni tennistiche. Doppietta di Damiani, anche per lui. Larga le braccia sconsolato Cioffi. Tracollo bianco-verde nella ripresa. La formazione di casa era stata in partita per tutto il primo tempo. Ha colpito anche una traversa nel corso di questa seconda frazione sul 2-0. Poi le quattro reti empolesi che hanno praticamente stecchito la formazione irpina. C'è stato un altro cambio per il team ospite. È entrato in campo il numero 18 Zappella. Buongiovanni, Branchi, Pizzi, avanza Pizzi che ha regalato ai tifosi di casa l'unica emozione di questa partita, la paratona di Lucignano su Meli. Di testa Lucignano ha anticipato tutti, ha rubato il tempo agli avversari, la distanza ravvicinata, ha impegnato severamente Meli. Ha compiuto un autentico miracolo sul colpo di testa ravvicinato a botta sicura dell'attaccante avellinese. Peccato, sarebbe stato il punto dell'onore per l'Avellino. Vicino al gol manca il pallone Ferraro. Ora Olivieri attende Manicone che il pallone gli pervenga, ci prova dalla distanza. Buio, pallone svirgolato, Yusufi. E dunque segnaliamo anche l'occasione per Lucignano che non è riuscito a superare Meli nel colpo di testa ravvicinato sul cross di Pizzi. Rimessa laterale in zona d'attacco per l'Avellino con le mani Russo. Ecco Giuseppe Esposito, ancora Russo, il cross basso di Russo, Pizzi anticipato, va giù, lascia correre in questa circostanza il direttore di gara. Intervento in chiusura difensiva su Pizzi giudicato regolare dall'arbitro. Non ci sono state del resto eccessive proteste dei calciatori biancoverdi. Damiani, Olivieri. 6-0 per l'Empoli. Ancora Empoli, l'uscita di Yusufi ad anticipare il numero 18 Angelo Zini. Ancora Avellino.
pupilissimo Pizzi. Calcadori fa buona guardia su di lui, lo aggira e con eleganza guadagna metri. Appoggio sulla sinistra per Damiani. Ancora Carradori, sempre Carradori, servito da Gemignani, poi c'è Meli che in un paio di circostanze si è guadagnato la pagnotta quest'oggi su Bongiovanni nel primo tempo e poi sul colpo di testa ravvicinato di Lucignano, il balzo felino dell'estremo difensore toscano classe 1999 che ha evitato il gol della bandiera degli avversari. Calcio di punizione per l'Empoli, 28esimo, siamo quasi alla mezz'ora della ripresa, 6-0 per l'Empoli. Olivieri, Carradori, lancio di Damiani, l'uscita di Yusufi che fa su il pallone sul tocco in corsa di Angelo Zini, di testa Gemignani, ecco Pizzi che avanza, difende palla, appoggio per Branchi, ancora Avellino, prova a svettare di testa, a far sfruttare la sua statura Giuseppe Esposito, nulla da fare. Ben contratto l'attaccante, ben contenuto l'attaccante biancoverde e i difensori dell'Empoli che non concedono nulla. Calcio di punizione per l'Avellino. Rossi, Bongiovanni, ancora Rossi, lancio di Rossi, l'uscita di Meli sicura, portiere protetto da Gemignani nell'uscita, ha provato Lucignano nell'azione di disturbo, tentativo vano, ora Buglio, riparte l'Empoli con Gemignani, lo scatto di Di Leo viene fermato, arriva prima sul pallone Buglio, ancora Empoli, trattenuta reciproca tra Manicone e il calciatore numero 6, Rossi, il direttore di gara, ha dato ragione al calciatore biancoverde assegnandogli il calcio di punizione, quindi sanzionando l'intervento falloso di Manicone. Yusufi prima c'è un'uscita, poi ci ripensa e rientra tra i pali. L'Empoli resta in zona d'attacco. Ecco Damiani, Buglio, Zappella, l'anticipo di Buglio, ecco Ferraro, viene messo giù regolarmente, piazzato per l'Avellino, Todisco a battere, poi Bongiovanni, avanza Bongiovanni, lungo lancio di destro, colpo di testa da parte di Lucignano che per poco non mette in moto Pizzi, davvero di un soffio Meli è riuscito ad anticipare l'attaccante avellinese. Carradori, la volata di Carradori, il destro smorzato, il numero 2 in maglia bianca, il rilancio di Yusufi, 31esimo, Meli, Di Leo, la chiusura di Cozzolino, il colpo di testa di petto tentato da Zappella, contrastato irregolarmente da Russo, calcio di punizione per l'Empoli, il match ormai non ha più nulla da dire, si attende solo il triplice fischio dell'arbitro. Ecco Carradori, Olivieri, avanza Olivieri, porta palla, Olivieri prova il dribbling, viene fermato, il fallo
di Manicone ai danni di Cozzolino. Calcio di punizione per il team di casa. La battuta del capitano biancoverde, lo scatto di Pizzi, va giù Pizzi, uno sguardo al direttore di gara che resta impassibile. Riparte l'Empoli con Damiani, Olivieri, ora Di Leo, autore del gol del 2-0, Di Leo che riesce a servire il compagno, di testa prova ad allontanarla Branchi, rincorre il pallone Manicone che ha l'opportunità di ragionare, di riflettere su da farsi, ci prova dalla distanza Manicone, conclusione della telefonata, sfera direttamente tra le braccia di Yusufi. Il dribbling di Russo, buona l'iniziativa del numero 13 dell'Avellino, lo scatto di Lucignano che viene fermato però da Zappella, senza commettere fallo Zappella. Risultato severo per l'Avellino, soprattutto alla luce di quanto visto nel corso della prima frazione. La squadra di Cioffi aveva tenuto bene il campo. Ecco Meli, con calma l'Empoli, una fretta ai tempi, da resto non ha nessun interesse a farlo, la squadra ospite, Olivieri che non riesce a sfuggire alle grinfie di Cozzolino, richiamo verbale dell'arbitro all'indirizzo di Olivieri, qualche scaramuccia con Cozzolino, duro colloquio faccia a faccia tra l'arbitro e Olivieri, richiamo verbale per il numero 11 empolese che ha rischiato di essere ammonito. Non ci sono squalificati quest'oggi in tribuna sia per l'Avellino che per l'Empoli. Calcio di punizione per la formazione toscana, erra il passaggio buio, le lunghe leve di Giuseppe Esposito, la palla intercettata da Gemignani, si riparte da Merli, l'appoggio sulla destra per Branchi, buio, ecco Zappella, lo scatto del numero 19 Angelo Zini, palla in aria, non ha raccolto il viso del compagno Manicone, ora abbastanza farraginoso il disimpegno bianco-verde nella ripartenza, messa dal fondo comunque per gli uomini di Cioffi che hanno subito sinora 6 reti nel corso di questa partita. L'alleggerimento all'indietro di Gemignani, poi Merli si complica la vita, non perfetto nel controllo nemmeno il numero 2 Carradori. Calcio di punizione per l'Empoli, ha commesso fallo Pizzi. Damiani, la corsa di Di Leo, appoggio per il numero 18 Zappella, viene affrontato da Ferraro, Angelo Zini, appoggio per Damiani, libero Manicone, la verticalizzazione, intervento risolutore di Todisco a contrastare l'avversario, l'ultimo tocco è di un empolese, a velocità normale ci sembrava che l'avesse toccata Todisco, meglio per l'Avellino non c'è calcio d'angolo, il tocco impercettibile dell'empolese è rimessa dal fondo per la formazione campana. Manicone, il contrasto di Todisco, ha commesso fallo l'attaccante di Dalcanto. Calcio di punizione per l'Avellino. Russo, Cozzolino, avanzata di Cozzolino, prova il cross, palla ribattuta in favo laterale.
37esimo, circa una decina di minuti al termine, intervento di Meli, avanza Zappella, siamo già nella metà campo dell'Avellino, si guarda intorno Zappella, anticipo secco, pulito su Angelo Zini. Ancora l'Avellino con Esposito, conclusione dalla distanza debole. C'era stato l'intervento pulito di Todisco su Angelo Zini, che con autorità, con piglio, ha anticipato l'avversario. Olivieri. Palla per Carradori. Con calma Carradori. Olivieri. Il fraseggio in polese, lo scatto di Olivieri. Ecco Angelo Zini, la verticalizzazione di Zini, fuori tempo Manicone che poi si spiega con il compagno. Riparte l'Avellino a caccio, secondo altro, del gol della bandiera, del punto dell'onore. Lo ha sfiorato con Lucignano, ricorderete il colpo di testa ravvicinato, l'intervento prodigioso di Meli a negare il gol all'attaccante biancoverde. Ed Avellino che sinora resta, presenta ancora lo zero nella casella delle marcature, inattivo nel campionato Primavera Team Trofeo Giacinto Vacchetti, 55esima edizione, girone B. Rincorre il pallone vanamente Todisco, gesto di stizza del difensore biancoverde. Rimessa laterale per l'Empoli. 6-0 per la squadra ospite. E match in archivio, ci prova al volo Manicone che si rammarica con se stesso. È stato contratto il numero 9 in maglia bianca. C'è angolo per i toscani. Match che si trascina stancamente al termine. 40esimo, 5 minuti al 90esimo più eventuale recupero. Aveva allontanato Bongiovanni. Insiste la squadra ospite. Lotta a Bongiovanni, va giù. Calcio di punizione per l'Avellino. Ecco Todisco all'impostazione. In silenzio ormai il pubblico sugli spalti segue la partita. Il punteggio ha tolto anche velleità ai sostenitori campani. Olivieri, portapalla, Olivieri viene affrontato da occhio ad Angelo Zini che insacca il gol del 7-0. La verticalizzazione di Olivieri a tagliare a fetta la retroguardia biancoverde. 41esimo, Angelo Zini porta a 7 le reti azzurre, 7-0. Il divario aumenta tra le due squadre. Il settore giovanile empolese che vanta una buona tradizione. Da lì sono usciti attaccanti quali Vincenzo Montella, Totò Di Natale. Rilancio di Meli, 7-0 per la squadra dell'Empoli e praticamente il secondo tempo per la formazione toscana si è tramutato in un buon allenamento. Ancora Avellino, Pizzi, appoggio per Lucignano che ha provato a lanciare in velocità il compagno, nulla da fare.
sempre attenta la squadra toscana anche su 7-0. La retroguardia è chiusa ogni varco nella circostanza. Rimessa comunque per l'Avellino con capitan Cozzolino. Palla per Carradori. Il lancio in avanti, di testa la spizzata di Olivieri. Allontana Riccio. Di testa Giuseppe Esposito. Ancora Empoli, palla troppo lunga per Manicone, sempre in agguato. Il rinvio di Yusufi, palla altissima e con lo spiovente la presa del dirimpettaio Meli. 43esimo, due minuti al 90esimo. Non crediamo che Strippoli, visto il punteggio, ritenga di concedere del recupero. Match correttissimo, ed è giusto segnalarlo. Nessuna ammonizione per l'arbitro Brindisino. Anzi, Barese, chiedo scusa. Brindisini sono gli assistenti. Ancora l'Avellino con Giuseppe Esposito che difende palla. Appoggio per Branchi. Poi buio per l'Empoli. L'intervento in chiusura provvidenziale di Todisco. Avete visto come era pronto nello scatto Manicone, che avrebbe eluso la trappola del fuorigioco, sarebbe scattato in posizione regolare. Riparte l'Empoli con Di Leo sull'out di destra. Preferisce temporeggiare la squadra lì dal canto. Gemignani, Damiani, appoggio per Carradori, lo scambio con Olivieri. Incespica Carradori, riesce comunque a venire in possesso del pallone, entra in aria, ancora Carradori, porta palla il numero 2 empolese, scocca la conclusione di destro, la sotterra innocuo. Conclusione che provoca solo solletico a Yusufi, che va a rilancio. Insensato il rinvio del portiere avellinese. Il collega Meli va a posizionare la sfera sul punto di battuta. Meli che sino a questo momento è riuscito a mantenere la porta inviolata. Manca poco al triplice fischio. Il pubblico presente qui a Prato la Serra comincia a sfollare. Intervento di Todisco che riesce nello scavetto. Buongiovanni. Ed eccolo il triplice fischio del signor Strippoli di Bari a decretare la fine del match. A Prato la Serra l'Avellino viene sconfitto in casa dall'Empoli per 7-0 al termine della seconda giornata del campionato Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti. Le reti nel primo tempo, vantaggio empolese con Olivieri al 31esimo, il raddoppio di Di Leo al 41esimo. Nel secondo tempo, terza rete empolese con Damiani al 18esimo, 20esimo Geni fa 4-0, al 22esimo Alessio Zini per il 5-0, 6-0 di Damiani al 24esimo, al 41 Angelo Zini sigla la settima ed ultima rete del match. Dall'impianto sportivo di Prato la Serra è tutto, Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alle telecamere. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.